Ciao stelline, sì, sono un po' diverso, sono con la barba lunghissima, non ho più i capelli verdi e sono in una discarica. Siamo su Roblox, ovviamente, e oggi passeremo da super mega poveri a super ultra ricchi. Al momento abbiamo 0 dollari, facciamo letteralmente schifo. Dobbiamo trovare il modo per guadagnare soldi all'interno di questa discarica. Io non so che cosa devo fare, devo cliccare, mi sa. Quindi cliccando a più non posso, rompendo il mio mouse, sono salito di livello, sono al livello 2 e adesso vedete che sono meno barbone. Abbiamo la barba più corta, dei baffoni e tantissime foglie e sporcizia varie addosso, che sinceramente non vorrei sapere dove sono finito, vorrei solo farmi una doccia col sapone. Ok, saliamo ancora di livello e siamo diventati, non lo so, delle punkstar. Cioè, perché dovrei essere un barbone così? Vabbè, effettivamente sembriamo un po' trasandati. E quindi continuiamo a cliccare per arrivare a un nuovo livello in cui abbiamo una serie di baffi che tipo sembrano dei tentacoli. La situazione sta sfuggendo di mano, ma comunque continuiamo a cliccare. Almeno però adesso siamo tipo super muscolosi, eh? Dai, una cosa buona, almeno abbiamo fatto palestra. E attenzione, attenzione, siamo saliti al livello 6, abbiamo cambiato location, non siamo più nella discarica schifosa di prima, ma siamo in un'umilissima officina in cui si riparano le auto. Non capisco perché ci sono tipo montagne di soldi, cioè... Ah, oddio, raga, non è un'umilissima officina, siamo dei criminali. Mi sono sbagliato un attimo, giusto un pochino, da un'umile officina ad essere dei criminali. Ecco perché ci sono soldi ovunque ed armi. Io ho leggermente paura, ma in che giro sono finito? Tutto questo per diventare ricco. Guardatemi, cioè, sembro un ninja, ma cos'è? Questa storia non mi piace, eh? Siamo veramente messi male. Forse era meglio rimanere nella discarica. Cosa siamo diventati? Dei maranza sotto copertura adesso? Perché dovremmo diventare dei maranza per fare soldi? Non voglio questa cosa. Voglio cambiare la mia situazione, per favore. Guadagniamo ancora di più. Saliamo ancora di livello. Adesso siamo diventati tipo iper mega muscolosi. Cioè abbiamo una maschera. Io sinceramente tipo mi faccio paura da solo. Cosa sono diventato? Sono un uomo super muscoloso. Vediamo quale sarà il prossimo upgrade. Continuiamo a guadagnare soldi. E adesso vedo un leggero cambiamento, perché non siamo più in felpa, ma adesso abbiamo un abito elegante. Certo, abbiamo sempre il cappuccio e il passamontagna, che non è il massimo. Siamo comunque sempre minacciosi, però almeno siamo vestiti in maniera elegante. Voglio dire, i soldi li dobbiamo spendere in qualcosa, no? Ed eccoci qua, perfetto. Proprio quello che volevamo, no? Siamo al livello 11, siamo pelati e siamo soprattutto in prigione, ovviamente, perché se facciamo una vita del genere dove per i soldi andiamo a fare i delinquenti, direi che si finisce sempre in prigione. E quindi è una cosa super mega sbagliata, non dovrebbe farla nessuno e non dovrei farla neanch'io. Quindi adesso voglio uscire di prigione e diventare un bravo ragazzo, un bravo uomo. E così saliamo al livello 12 e ci ricrescono i capelli. Non abbiamo più l'uniforme di prima a righe, ne abbiamo una arancione classica. Quindi penso che adesso siamo tipo in via di libertà. Manca poco in teoria alla nostra libertà, dai. Penso di aver fatto un reato poco grave, spero almeno. E invece mi sa che la situazione sta peggiorando, perché adesso cammino con una canottiera, una collana molto dubbia e dei capelli abbastanza strani. Ma la cosa più strana è che prima avevo capelli arancioni e adesso sono neri. Come hanno fatto a cambiare colore in prigione? Da notare la scritta dietro la mia canotta Freedom, per niente minacciosa devo dire, eh? Mettiamoci qua, ci alleniamo un po', nel frattempo facciamo soldi, ma non capisco come faccio a fare tanti soldi in prigione. Questa cosa mi fa un po' paura sinceramente. E guardateci, adesso livello 14, siamo super mega ultra muscolosi, con delle catene e tutto il corpo tatuato improvvisamente. Siamo finiti tatuati in prigione. Non chiedetemi come ho fatto, perché è top secret, non posso rivelarlo a nessuno. Guardate, ammirate il mio corpo, sono gigante. Ho speso tutto il mio tempo in prigione ad allenarmi e sono diventato così. Un uomo con un cappellino molto strano in testa. Sì, quindi io sono l'esempio da non seguire. Non fate come me, perché diventerete giganti, super tatuati e con dei cappelli strani. Non fatelo, non fatelo. Cos'è successo? Sono diventato una guardia? Cioè, sono stato così tanto tempo qua dentro che mi hanno fatto diventare una guardia. È il mio modo per redimermi, forse.
Io spero che questa non sia tutta una tattica per evadere. Eh? Voglio essere fiducioso di me stesso, ok? Insomma, ho degli abiti da poliziotto, da guardia. Io voglio essere una persona per bene. Certo, è molto strano che un delinquente diventi un poliziotto mentre si trovi in prigione. Ma noi siamo in fondo delle brave persone, quindi vogliamo dimostrare a tutti che possiamo fare il lavoro giusto. Siamo fuori, siamo finalmente fuori, non siamo più in prigione. Siamo tornati in una situazione molto simile a quando abbiamo iniziato, perché siamo vicino alla spazzatura. Ma stavolta siamo qui perché in realtà siamo degli operatori ecologici. Cosa hanno queste persone di strano? Perché sono diventati dei quadrati? Vabbè, non mi faccio domande. Abbiamo guadagnato così tanti soldi che ci sono cresciuti i capelli e non li abbiamo tagliati, ovviamente. E adesso possiamo permetterci una scopa, così possiamo pulire le strade utilizzando una scopa. Ed è più semplice, no? Insomma, ragazzi, bisogna pensare con la testa, bisogna investire i propri soldi, investire in scope. Scope in legno per pulire le strade, ovviamente. Comunque stavo pensando, ma la logica di questo gioco, no? Come funziona? Cioè, abbiamo $1 milione e siamo degli spazzini. Cioè, ma quale spazzino guadagna $1 milione? Scusami. Ma magari guadagnassero $1 milione, sarebbero tutti ricchissimi. E adesso siamo diventati dei giga chad, abbiamo pure il nostro tesserino, la solita scopa ovviamente. E siamo tipo straricchi, cioè non capisco perché siamo ancora qui. Ma soprattutto la cosa più importante è che i nostri capelli sono tornati neri. Pensavate che usare la scopa non avesse nessun senso? Invece vi sbagliavate, perché sono tornato super muscoloso, i miei capelli sono diventati marroni all'indietro. Non chiedetevi perché, non chiedetevi come ho fatto, perché questo è il potere di spazzare la strada con una scopa di legno. Guardatemi mentre vado in giro a pulire tutta la strada. E nel frattempo il mio conto in banca aumenta. E dopo tantissimo duro lavoro a spazzare nelle strade della città, finalmente posso godermi una bella vacanza in questa fantastica città e posso finalmente andarmi a riposare in una fantastica casa in questo appartamento. Saliamo all'attico, ovviamente, perché non ci facciamo mancare nulla. Ed eccoci qua nella nostra casa super lussuosa. Allora, intanto ammirate la cucina con l'isola, che è veramente gigante. Abbiamo pure tipo un super iPad che ci fa da tipo Alexa. Il frigo ovviamente pieno. No, in realtà non è pieno, devo ancora fare la spesa perché sono appena arrivato. Ho paura, si è attivata Alexa, veramente. Si è attivata Alexa. Poi abbiamo un mega divano dove possiamo sederci, rilassarci e guardare la TV. Che cosa guarderemo oggi? Il meteo? No, dai. Un programma sulla cucina, perché no? Ok, continuiamo l'house tour perché non è finito qua. Qua abbiamo la prima camera da letto con vista sulla città, che è veramente assurda. E dietro di me c'è un elicottero. Wow. Andiamo avanti con un bel bagno molto spazioso, molto grande. E un'altra camera sempre con vista con bagno privato. È tipo assurda, raga, è bellissima. E poi qua invece abbiamo lo sgabuzzino con lavatrice e asciugatrice, perché noi non ci facciamo mancare nulla. Usciamo in balcone per prendere aria e guardare un po' la zona circostante. Perché c'è tipo un polipo gigante là vicino allo yacht? Forse perché Halloween, sarà un evento. Vabbè, a parte questo, stranezze e cose così, devo dire che il duro lavoro ha ripagato. Siamo in una casa allucinante, ci troviamo vicino al mare, in una città bellissima, e spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace a questo video. Ciao!